Amici di Italy Green Life, bentornati nella nostra rubrica settimanale Chiedi a Lucy. Oggi parleremo del fico d'India. Vedremo che cos'è, le sue innumerevoli proprietà benefiche, come coltivarlo e un piccolo trucco su come sbucciarlo. Il fico d'India è una pianta succulenta molto particolare, fa parte della famiglia delle cactacee, proviene dal Messico ma è molto sviluppato anche nel Mediterraneo. Questa pianta arriva a raggiungere 3-4 metri di altezza ed è dotata di un apparato radicale superficiale ma molto esteso. Il fico d'India ha una proprietà unica, è infatti una pianta pioniera. Significa che è capace di crescere e fertilizzare terreni aridi, poco profondi e poveri di sostanze nutritive. Vediamo insieme le singole parti di questa pianta. La pala di fico, chiamata anche nopal, il fiore che adesso è diventato frutto, chiamato appunto fico d'India. Ma perché si chiama fico d'India se viene dal Messico? È vero, è originario dell'America, ma venne portato in Europa da Cristoforo Colombo durante il suo viaggio alla ricerca delle Indie. Il nome di questa pianta, quindi, è frutto di un errore storico. Le pale di fico sono davvero un toccasana per la salute delle persone, poiché ricche di fosforo, sodio, potassio, fibre e vitamine dei vari gruppi come A, B, C e K, clorofilla e proteine. Aiutano il sistema immunitario, quello digerente, nervoso e respiratorio. Portano benefici anche alla pelle, infatti idrata, allevia ferite e bruciature. Le pale di fico, oltre ad essere utilizzate come gel per la pelle, si possono fare frullati da bere e le più svariate ricette in cucina. Ci sono persone che con i nopal ci fanno addirittura la parmigiana. Anche i suoi frutti sono molto buoni, ricchi di vitamine come la pianta, fibre e sali minerali. Sono diuretici, lassativi, aiutano a dimagrire e sono ottimi contro il diabete grazie all'alto contenuto di fibre. I fichi d'India offrono al nostro organismo altri benefici importanti. Ci aiutano ad eliminare tossine e liquidi in eccesso. Ci aiutano a combattere ritenzione idrica e cellulite. Inoltre, riducono il rischio di calcoli renali, favorendone in alcuni casi l'espulsione, se già presenti. I fiori, invece, utilizzati negli infusi, proteggono il fegato da sostanze tossiche. Per riprodurre i fichi d'India possiamo seminarli o moltiplicarli con la tecnica della talea. Se si seminano, la cosa più importante è lavarli bene per togliere tutta la polpa, perché se lasciati si riproducono i funghi. Per la talea, invece, occorre prendere la pala di fico e interrare la parte tagliata nella terra ed innaffiarla. Abbiamo capito che questo frutto fa veramente tanto bene, ma come sbucciarlo senza pungerci? Una volta raccolti, passarli sotto l'acqua corrente per qualche minuto per far togliere le spine. Prenderlo con la forchetta senza toccare i punti neri, tagliare le due estremità e fare un taglio al centro così da aprirlo e prenderne il frutto. Adesso non resta altro che gustare questo magnifico frutto. Conoscete altre ricette per gustare fichi d'India? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e cliccate sulla campanella per restare aggiornati sui prossimi video. In descrizione vi lascio il link per dare un'occhiata ai nostri social. Arrivederci al prossimo video.